Questa è una riforma sanitaria, qualcuno ha detto è arrivata 5 anni prima di quanto sarebbe dovuto, ed è vero, perché in realtà il territorio non era preparato a ricevere questa riforma fatta in questo modo. È Arezzo il primo capoluogo toscano ad interrogarsi sull'applicazione della riforma sanitaria che ha portato dal 1 gennaio 2016 alla costituzione in Toscana di 3 grandi nuove aziende USL, una per ciascuna area vasta. Arezzo è finita con Siena e Grosseto in quella della Toscana Sud-Est, diretta da Enrico Desideri. Un bilancio che è stato tracciato in una lunga giornata di confronto gli stati generali della sanità ospitata dal Teatro Petrarca di Arezzo. Medici, amministratori e cittadini, tutti hanno portato il loro contributo per capire e superare le criticità. Il San Donato ospedale è vecchio, da tutte le parti è venuta questa osservazione, l'ho aperto io il tema, ma è vero, cade a pezzi, è anziano, è vecchio, va un po' ripensato, va un po' migliorato, va un po' ristrutturato, bisogna metterci le risorse. Due, il sistema dei collegamenti, anche questo ha delle criticità, se non ci fosse tutto il volontariato vorrei vedere io come si fa a strutturare una veicolazione dei pazienti da un punto all'altro o degli specialisti da un punto all'altro. Quindi in realtà ci sono dei temi forti. L'altro, quello che è apparso con grande evidenza, è il problema del personale in certi reparti, quindi non dappertutto. Quello che io ho un po' buttato là in apertura di convegno, e spero di essere ascoltato opportunamente dal direttore generale di Area Vasta, è che non è lui sotto, sotto esame. L'esame vero, sotto esame c'è la regione. Soffriamo perché vediamo erogato un servizio un po' singhiozzo, un po' rallentato, ma perché l'azienda non ha risorsa e non è un suo problema, è un problema della parte politica sovraordinata, che è quella regionale, che probabilmente non ha ben tagliato le zone o non ha ben, come dire, affidato le risorse alle varie zone. Un cittadino italiano è finanziato il suo sistema per 2.300 euro in media. Un cittadino tedesco o francese per 4.300. Allora è inutile cercare di colpevolizzare a destra e a sinistra. Abbiamo bisogno di cambiamento, di innovazione, e abbiamo bisogno anche finalmente di un finanziamento di questo sistema, e questo è un take home message per il nuovo governo. Quindi la palla non è a Firenze ma è a Roma. Esattamente, perché se vogliamo dirlo, allora la regione toscana è quella che ha avuto i migliori risultati d'Italia, e questo lo dice il piano nazionale esiti, e non è che lo dice l'ultimo politico che passa di qua.